Buonasera a tutti voi, ben ritrovati con Firenze Capitale, speciale elezioni. Stiamo presentando tutte le liste che concorrono alle prossime elezioni amministrative. Questa sera abbiamo con noi Emanuele Roselli, il rappresentante della lista del nuovo centrodestra UDC, vedete appunto il simbolo, che sostiene la candidata sindaco Gianna Scatizzi. Allora, questo è un percorso nuovo, no? del nuovo centrodestra, nel senso che in questa tornata elettorale voi avete deciso di correre da soli con un vostro candidato. Perché non c'è stata una candidatura unica magari con Forza Italia e altre forze politiche? È una sfida nuova, una sfida importante. Purtroppo non ci sono state le premesse per fare un percorso unitario su Firenze. I percorsi insieme bisogna farli in due e dall'altra parte Forza Italia da questo punto ha messo un veto importante, dicendo no alle primarie, dicendo no a una condivisione di un progetto politico che potesse riguardare non soltanto la città di Firenze ma anche gli altri comuni della regione. E se volevamo aspettare le indicazioni da Roma o dai responsabili di Forza Italia saremmo rimasti in quel partito, invece abbiamo fatto una scelta diversa, una scelta di responsabilità, una scelta che vuole partire dal basso. E quindi abbiamo accettato una sfida importante, che è quella appunto di creare una realtà nuova nel centrodestra, e quindi è nata l'esperienza sia a livello nazionale che a livello anche locale del nuovo centrodestra. Allora, perché proprio Gianna Scatizzi? Gianna Scatizzi innanzitutto perché è una donna competente, è una donna della società civile, una mamma, un'imprenditrice, e quindi nel guardarci attorno in vista di questo appuntamento importante che riguarda appunto la città di Firenze, è venuto fuori, diciamo, ci siamo trovati a metà strada, ecco, per cui io sono molto contento di questa candidatura. Gianna sta mettendoci tanta passione, tanta competenza, sta incontrando i cittadini, perché poi l'idea non è semplicemente quella di trovare una persona preparata che sappia portare avanti delle proposte, ma credo che non soltanto i candidati sindaci, ma anche tutti i consiglieri comunali devono avere una caratteristica importante, sicuramente l'impegno, la passione, la preparazione, ma la capacità di ascoltare. Noi vogliamo cambiare verso, uso uno slogan che ha usato Renzi qualche tempo fa, non soltanto a parole, anche a un metodo della politica, una politica che sa ascoltare, sa guardare, sa valorizzare l'impegno della società civile, perché poi Firenze è una realtà talmente importante, è una storia talmente importante da un punto di vista di società civile, del terzo settore, è la patria, è la capitale, certo, della misericordia, ad esempio, dove le associazioni laiche e cattoliche hanno un forte impegno in città, e quindi vogliamo una politica che sappia riconoscere il valore e l'impegno della società civile, delle persone che si assumono una responsabilità, e insieme a loro fare un percorso per costruire una Firenze migliore per noi e per i nostri figli. Allora, questa lista del nuovo centrodestra UDC, come avete selezionato i candidati al Consiglio Comunale? Ma io ho avuto una piccola parte in questo, per cui poi è stata responsabilità del candidato sindaco e del coordinatore regionale Gabriele Toccafondi fare un percorso in questo senso insieme poi agli amici dell'UDC. Ho conosciuto molti dei candidati strada facendo, per cui sono tanti uomini e donne innanzitutto, e questa è una cosa che non soltanto si deve fare per legge, ma una cosa in cui importante, in cui crediamo, anche perché poi il nostro candidato sindaco, appunto Gianna, è una donna. Non che penso che abbiano bisogno di quote rose o quant'altro, da questo punto di vista non sono molto d'accordo, perché le donne si sanno far valere a prescindere, no? Poi dobbiamo pensare più che al genere, che al merito e alle capacità, certo, e le donne hanno da questo punto di vista tanto da dare anche nella politica. E poi ci sono liberi professionisti, giovani studenti, cioè abbiamo aperto un dialogo con la società civile, la società civile ha risposto, per cui è un segno importante che abbiamo avuto e ci sta dando fiducia e ottime aspettative per quella della città, anche perché abbiamo presentato non soltanto 36 consiglieri comunali al Comune di Firenze, certo, ma anche molti nomi anche su tutti i quartieri. Allora, vediamo, andiamo sul programma. Allora, abbiamo 4 minuti per illustrare i punti principali. Comunque, la candidata a sindaco, quando è venuta qui da noi a fare l'intervista, la prima cosa che ha detto è che vorrà far funzionare in modo diverso la macchina comunale. Lei viene da 5 anni in consiglio comunale. Ecco, in questo senso qual è il vostro obiettivo? Fare un percorso condiviso responsabilizzando ogni settore, non soltanto della macchina amministrativa, questo sicuramente è importante, riconoscendo che la città deve essere
a cuore a tutti, non perché questo non sia avvenuto, ma sicuramente non ci ritroviamo in certe situazioni, sono create anche in corso di questi 5 anni, quando ad esempio il sindaco Renzi parlava di tanti fantozzi che lavorano nell'amministrazione comunale. Ecco, credo ci siano risorse importanti, bisogna alleggerire una macchina sia per chi ci lavora, sia per chi si interfaccia, per cui penso ai commercianti, agli imprenditori e anche ai cittadini stessi su tanti temi, e quindi rendere più snella e più agile questa cosa, perché l'amministrazione sia sentita dalla parte del cittadino e non come una controparte, come purtroppo tante volte ancora viene registrata questa cosa. Allora, l'obiettivo prioritario della vostra lista? Lavoro, sostegno alle famiglie e sicurezza e mobilità. Questi sono i quattro temi, i quattro colonne portanti del nostro impegno. Un lavoro per cui vogliamo riportare voglia di investire in una città con Firenze. L'idea è quella di zero tasse per tutte le nuove imprese che inizieranno a nascere nei prossimi 2 anni in città. È un'operazione a costo zero, perché imprese che oggi non ci sono non è che stanno dando un contributo economico, per cui vogliamo incentivare questa cosa. Un turismo di migliore qualità in questo senso. Supporto alle famiglie. Abbiamo già fatto una proposta in questi 5 anni che sono contento sia stata inserita anche nel programma del sindaco, che è quella di dare un contributo economico alle mamme che decidono di tenere i bambini piccini a casa sotto un anno d'età. Molto spesso sono costrette a mandare un bimbo così piccolo di 4 mesi all'asilo nido. Questo ha un costo elevatissimo per l'amministrazione comunale. Ogni bambino costa in media 1200 euro. Ma anche per le famiglie e per le mamme. E questo per le famiglie. Per cui se noi diamo 350 euro a una mamma che decide di restare a casa, magari in maternità facoltativa, non soltanto gli permettiamo di stare con il bambino e quindi il bambino di stare con la mamma, ma anche di recuperare soldi per l'amministrazione comunale e reinvestirli magari sui bambini più grandi. L'altro aspetto è la mobilità, una proposta importante che ha fatto già Gianna riguarda la gratuità dei parcheggi per i residenti a Firenze, perché comunque Firenze è una realtà che ha tanti mezzi che però sono dei pendolari. Firenze insieme a Brescia è la città che ha una maggiore mobilità per quello che riguarda il lavoro delle periferie, per cui controlliamo di più i parcheggi ma rendiamoli gratuiti per i cittadini. Questo vuole essere un rimborso, diciamo così, fino a che l'amministrazione non saprà creare un'alternativa pubblica importante in questo senso. Tante volte abbiamo sentito parlare del sistema tranviario, della metropolitana, un sistema in cui noi non crediamo, vogliamo valorizzare le stazioni cittadine che ci sono e avviare poi un percorso serio per costruire veramente una metropolitana a Firenze. Quando si sente dire troppo tardi, ecco, non è mai troppo tardi, soprattutto per le nostre generazioni. Vogliamo costruire una città che sia certamente per noi ma anche per i nostri figli, per cui se non iniziamo sarà sempre troppo tardi. L'altro aspetto è la sicurezza e il degrado. Firenze purtroppo è tornata in molte occasioni sulle cronache cittadine e anche nazionali per episodi purtroppo non piacevoli. Diventa difficoltoso la sera essere sereni, penso a tanti genitori, anche io ancora ho dei bambini piccini, dire c'è mia figlia che ha 15 anni e all'11 è ancora in città, quindi su questo vogliamo lavorare in modo importante, perché non è stato fatto niente in questo senso. Allora, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, però un quadro sicuramente è emerso da tutto questo. Allora io ringrazio tantissimo Emanuele Roselli, rappresenta la lista Nuovo Centrodestra UDC, ecco quel simbolo che sostiene la candidata a sindaco Gianni Scatizzi. Grazie ancora. Grazie a voi. A Roselli, grazie a voi per l'attenzione, buona serata a tutti.